Francesco Mastrorilli, direttore sportivo del Via dell'Acciaio, una stagione che sta per cominciare, quali sono i vostri obiettivi? Ma i nostri obiettivi abbiamo cambiato quest'anno, purtroppo diciamo un 5/11 di giocatori, abbiamo lasciato della gente forte ma ne è venuta altrettanta forte, però come sappiamo è il campo che poi deve decidere, noi puntiamo perlomeno ad arrivare ai playoff, quello che viene in più è ben accettato. Cercheremo di fare una buona stagione, abbiamo dei giovani interessanti, vediamo dove possiamo arrivare. Che campionato ti aspetti quest'anno? È duro perché ci sono 3-4 squadre ben attrezzate, vedi l'Arenzano, vedi tante altre squadre, l'Arenzano su tutte, e senza disdegnare anche quelle che non voglio fare nomi perché la potrei dimenticare, qualche nome. Però la squadra da battere per me è l'Arenzano e noi ci auguriamo di riessere fra quelle 4-5 che possono fare. L'importante è fare un buon gioco e essere meno sfortunati, perché l'anno scorso ci è mancato 5-6 elementi per infortunio che ci hanno condizionato il campionato. Quest'anno spero che non succeda e mi auguro comunque siamo un campionato e che magari ci venissero in conto un po' tutte le squadre, un po' da fare, da riuscire un po' a avere un po' più di margine per le società, perché fanno veramente fatica a fare quello che si deve fare, con i giovani specialmente.